Vi siete mai chiesti quanto tempo spendete ogni giorno su internet? Bene, quasi 5 miliardi di persone ogni giorno nel mondo spendono almeno 5 ore online. E Soltanto nel 2019, se consideriamo cumulativamente tutto il tempo che abbiamo speso su internet, accumuliamo oltre un miliardo di anni. E di questi ben 400 milioni soltanto sui social media. In questo stesso istante mentre eh, vi racconto questi fatti, ben mezzo milione di tweet viene postato in ogni parte del mondo e questo corrisponde grosso modo a ogni utente, ogni persona di Verona che twitta almeno due volte soltanto in questo minuto e scambia eh, concetti, opinioni e soprattutto idee. Come ci ha raccontato Leonardo DiCaprio un po' di tempo fa in un film famoso, un'idea è come un virus, può essere altamente contagiosa, si trasmette da una persona all'altra e anche il più piccolo seme di un'idea è capace di crescere, di germogliare in maniera quasi incontrollabile e questa non è soltanto una metafora. Mm, in questa visualizzazione vi mostro dei dati reali, sono persone che twittano mm, durante una conferenza sul clima qualche anno fa e ogni puntino in questa visualizzazione corrisponde ad un messaggio, ad un'idea che viene postata sul clima e le connessioni tra questi puntini corrispondono al botte risposta quindi idee che vengono date in risposta ad altre idee. Quando le consideriamo tutte insieme, queste idee formano dei veri e propri alberi di discussione, una rete, quello che noi definiamo un albero di idee. Ma allora viene da chiedersi qual è la differenza, se ce n'è qualcuna, tra un virus e un'idea. C'è una grossa differenza. La prima tra tutte è che, per fortuna, non esiste un vaccino contro le idee o un trattamento eh, farmacologico di, eh, qualche, eh, di qualche tipo, però ci sono anche delle, delle similitudini. E, eh, per, esempio, eh, scusate. per esempio, come abbiamo imparato in questi ultimi mesi, un virus ha bisogno molto spesso, molti virus, hanno bisogno di un contatto fisico tra le persone per trasmettersi da una persona all'altra e ha bisogno di, eh, i nostri, dei nostri spostamenti per muoversi da una parte all'altra di una città o eh, del, del globo. D'altro canto un'idea può essere postata dal vostro smartphone, ha bisogno semplicemente di una rete di comunicazione. Che metta in contatto le persone, viaggia su internet, e per questo motivo è decisamente più veloce. Quindi, da un lato abbiamo il virus che si muove su una rete di mobilità, invece l'idea si muove su una rete di comunicazione. E questo concetto è chiave, è importantissimo. Perché? Perché le reti sono quello che io studio, eh, sono una astrazione matematica, un concetto che ci permette di aprire una porta eh, con, con una lente sulla complessità dei sistemi che ci circondano. Probabilmente siete molto familiari con il concetto di rete eh, ogni giorno pensando ai vostri contatti, alla vostra famiglia, ai vostri amici eh, al lavoro. Qui vi mostro la rete di Facebook, l'equivalente digitale dei nostri contatti sociali, qui due persone sono unite da una linea, da una connessione, se hanno una relazione di amicizia eh, tra di loro. Ed ecco che è proprio la struttura di queste reti che è quello che caratterizza la diffusione dei virus e delle idee, in maniera che oggi non ho il tempo di eh, raccontarvi in dettaglio. Ma quando un'idea è capace di viaggiare su una rete, ecco che possono succedere delle cose veramente incredibili. E questo è l'esempio di Greta Thunberg che tutti conoscete, la nota attivista per il clima. Soltanto due anni fa Greta aveva qualche centinaio di follower su Twitter, oggi ne ha più di 4 milioni e in meno di due anni è stata capace di mobilitare più di 4 milioni di persone in 170 paesi per supportare la sua causa. Eh, eh, per il cambiamento eh, climatico. Ed è questo quello che voglio che vi ricordiate oggi, la prima, la prima cosa, che in un sistema complesso delle piccole azioni, dei piccoli interventi possono portare delle grandi conseguenze. Noi non siamo abituati a questo modo di pensare, estremamente non lineare, il nostro modo di pensare è più lineare. Allora viene da chiedersi come si configura tutto questo queste reti, queste informazioni che si propagano, questi virus che si propagano sulle reti quando andiamo a pensare a quello che sta succedendo oggi, ovvero nella pandemia di Covid-19 che, come sappiamo, insomma, ha cambiato e non poco le nostre abitudini e ha sconvolto le nostre vite. E quello che ci siamo chiesti con il laboratorio di ricerca che dirigo a Trento, alla Fondazione Bruno Kessler e noi abbiamo ascoltato mh, i messaggi che sono stati scambiati su Twitter in tutto il mondo mh, a partire da metà gennaio e abbiamo ricostruito questa rete di interazioni tra gli utenti, chiaramente tutti i messaggi pubblici, non c'è violazione della privacy eh, in questo. E, e che cosa abbiamo, abbiamo scoperto? Beh, a, 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 ad una prima analisi, quello che eh, vediamo è che si formano dei gruppi in questa rete e questi gruppi sono i pallini colorati. E questi gruppi riflettono molto spesso quello che. Eh, sono informazioni del mondo fisico, se volete, quindi la provenienza geografica, per esempio l'Italia, o eh, l'appartenenza a una certa ideologia politica, come per esempio i repubblicani negli Stati eh, Uniti. Ma eh, siamo andati più in dettaglio eh, con, con il mio team e abbiamo analizzato i contenuti che venivano scambiati in questi messaggi. Abbiamo analizzato quasi un miliardo di tweet finora e, e di questi su quasi mezzo milione abbiamo l'informazione geografica, quindi siamo in grado di assegnare un messaggio ad una location. E quello che abbiamo visto, analizzando anche eh, URL, i link che venivano inseriti all'interno di questi messaggi e analizzando le sorgenti a cui puntavano le fonti, quello che abbiamo trovato è che quasi il 30% delle notizie che circolano in rete o che sono circolate in rete in quel periodo provengono da fonti che non possono essere ritenute attendibili. E perché questo è importante? Questo è importante perché, come vi ho detto prima, un'idea si propaga da una parte all'altra eh, di una rete. Qui vi mostro un concetto che si è propagato dal sud-est asiatico fino all'altra parte del mondo in un paio di settimane e che riguarda una fake news, ovvero quella che per verificare se avete il covid-19 eh, basta che eh, trattenete il respiro per almeno 10 secondi. Ora, questa è, è un'idea che non fa del male. Okay, ma ce ne sono tante altre, i colleghi, eh, giornalisti e ricercatori ne hanno identificate centinaia, se non migliaia, in tutto il mondo e alcune di queste sì che invece possono fare del male, come per esempio quella legata ai trattamenti farmacologici in risposta all'epidemia, e in qualche caso possono o hanno portato a delle, eh, a delle conseguenze molto, molto serie. Ma del resto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci aveva avvisati a febbraio, ci aveva detto che con questa epidemia loro si aspettavano un'infodemia, un nuovo fenomeno, in realtà non tanto nuovo, era stato osservato eh, già in precedenza con, con l'Ebola nel 2014. Ah, in sostanza in questo, questo fenomeno eh, corrisponde ad una sovrabbondanza di informazioni che vengono postate in rete, che ci inondano e non ci permettono di navigare bene, di identificare quelle fonti attendibili e quelle norme che ci servirebbero per far fronte all'epidemia in corso. Quindi diciamo ci confondono. Ecco, finora abbiamo parlato dei problemi legati alle informazioni. Eh, abbiamo diagnosticato, siamo in grado di diagnosticare il, il problema. La domanda è ci sono soluzioni per far fronte a questo, a questo problema? Mm, qualcuno ha suggerito che dobbiamo regolare i social media come chiaramente non possiamo pensare che qualcuno si metta a controllare tutti i messaggi di ciascuno di noi e quindi quello che verrebbe fatto probabilmente è affidare questa regolamentazione degli algoritmi ma gli algoritmi sappiamo che non sono infallibili e quindi probabilmente questa non è una soluzione efficiente non è neanche una soluzione democratica per tantissimi motivi quello invece che eh, dobbiamo cercare di fare è trovare una simbiosi tra quelle che sono le attività umane come la comunicazione e questi algoritmi. Io eh, qui menziono l'intelligenza artificiale perché molto spesso questi algoritmi si basano sull'intelligenza artificiale. Ma ci sono le grandi organizzazioni eh, internazionali come l'UNESCO e l'Organizzazione Mondiale della Sanità che danno già delle linee guida che vi permettono di, eh, <coughs> di far fronte a, a, questo, a questo problema venendo in un certo senso educati a leggere meglio le notizie che vi arrivano. E allora io, qui, vi do qualche, qualche anteprima sotto forma di, di domanda. Supponiamo che state leggendo una notizia su Twitter, su Facebook, mh, su Whatsapp, perché magari arriva un, un link tramite Whatsapp. Eh, fatevi queste domande. Prima di tutto, il titolo della notizia. È sensazionalistico, ha un tono sensazionalistico. Come seconda domanda, mh, ponetevi, la fonte da cui arriva questa, questa notizia può essere ritenuta attendibile? È una fonte istituzionale, una fonte <coughs> è, è, è governativa? E il punto di vista di chi scrive l'informazione, come si sviluppa la notizia, vi sembra molto di parte, vi sembra molto schierato, sta provando a convincervi magari non portando evidenze mh, sperimentali o evidenze molto, molto chiare eh, per supportare eh, la propria argomentazione? E infine, avete per caso qualche dubbio sull'identità di chi vi ha passato la notizia, per esempio un utente su Twitter, quindi magari pensate che quella persona non è esattamente chi dice di essere perché non c'è il nome eh, dell'utente o perché non c'è la fotografia. Ecco, se la risposta ad almeno una di queste domande è sì, allora da questo momento in poi vi invito a pensare prima di condividere. Grazie.